Salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e benvenuti al primo test dell'Oculus Rift. Che da qua non si vedono, dal reale, ma dalla webcam si vedono tutti quanti i sensori che c'ha addosso, veramente tanti, figata. Mi sono informato un pochino di più. Io all'inizio pensavo che fossero due display con ognuno da 1080p. Poi ho pensato che fosse un display solo e due lenti che lo vedevano in modo differente. In realtà è un display da 1080p in HD, però è diviso in due, quindi in realtà la risoluzione è la metà di 1080, che è 590 più o meno di risoluzione. Quindi siamo ancora bassi comunque. Prima di arrivare a risoluzione come si deve ce ne passa, ma già fa il suo bel lavoro, ve lo posso assicurare. Ho fatto qualche prova e l'immersione è assurda, così come il motion sickness. Per me sono abbastanza sensibile. Allora, giochi da provare ce ne sono una caterva, specialmente horror, purtroppo per me, o per fortuna per me, dipende. Però ho deciso di provare, per cominciare, due demo. La demo iniziale della casa, perché mi sembra giusto vedere come renderizza in quella, che è fatta apposta. E poi ho trovato una bella demo di Roller Coaster, le montagne russe, che non vedo l'ora di provare a vedere se riuscirò a reggere. Quindi direi di cominciare, ragazzi. Si inizia. Ok, ci siamo. Questa è la demo della villa che tutti quanti conosciamo benissimo. Speriamo che vada tutto bene e ci vediamo dentro, ragazzi. Ok, ci siamo. Siamo un po' più alti del previsto, ma perché ho messo purtroppo il sensore, ce l'avevo soltanto da appoggiare sul tavolo. Wow, che luce. Ok. Iniziamo a muoverci. Wow. Figata. Ragazzi, vado alle piante. Riesci a guardarci attorno proprio. Oh, c'ho il... Sì. Il microfono, scusate, mi sentirete un pochino di meno, alzerò la voce. Girasole, andiamo a vedere i girasoli. Tiro un pochino su. Vedo che dove guardo lui fa il avanti, quindi anche così. Ora sto guardando fuori dalla porta di casa. Wow. Cioè, viene da toccarli, ragazzi, è stranissimo. E poi ti perdi perché non sai più dove hai lasciato il mouse. Però purtroppo c'è la camera che non prende tanto bene. Scusate un secondo, la regolo, o almeno ci provo, e provo ad allontanarmi leggermente. Dovreste comunque riuscire a vedermi. Sì, ok. Dovremmo avere meno problemi così. Sì, infatti. Molti meno problemi. Wow. Cioè, è un girasole fatto pure male, però il vederlo in 3D in questo modo è incredibile. Mi sento altissimo. Wow. Ok. Direi di... Non so più dove siete. Direi di andare a vedere la casa da dentro. Allora. Guarda la fontana, che roba! Va un po' a scatti, perché siamo a 60 fps. E... Wow. Ok, andiamo dentro casa. E... Ok, qua c'è un quadro. Vediamo il quadro. Cos'è? Oh, sono... ed è l'uva. Wow, ragazzi, è assurdo. Fuoco. La
Posso sbirciare fuori dalla finestra? Vediamo. Sì, si può sbirciare fuori dalla finestra. Ma che roba! Wow. Scatta un pochino perché evidentemente la camera non mi rileva abbastanza bene. Purtroppo, scusate, ho dato una botta al microfono. Ok. Qua. Non so più neanche dove mi trovo. Ok. Scale. Ok, le scale danno una bruttissima sensazione mentre le si fanno. Wow. Guarda che fuori dalla finestra. Wow, ragazzi. La grafica è quella che è, la vedete, non è molto alta, però il fatto di trovarsi immerso all'interno. Wow, incredibile. Beh, devo vedere. Dov'è il mouse? Dov'è? Dov'è? Non lo trovo più. Indietro. Destra, sì. Wow. Ti dà una stranissima sensazione. Wow, guarda le candele. Va che figata. Cioè, a 360 gradi puoi girarci. È incredibile. Wow. Ok, vediamo cosa c'è là sopra. Altre scale. Wow, il mio nemico. Ti dà una strana sensazione perché tu sali di superficie, cioè sali di altezza, però in realtà non lo fai, quindi il tuo cervello non capisce più niente. Ok. Ouch. Ho battuto contro qualche cosa. Rimettiamoci di. Ok, così, perfetto. Va che vista, ragazzi. Wow. Sono i fiori lì sopra e qua ci possiamo sporgere, non so fin quanto. Ok, sto vedendo il bordo di sotto. Caspita, ragazzi, adesso io voglio andare là sotto però, se no non andiamo d'accordo. Ok, allora ci giriamo. Allora, girarsi col mouse dà nausea, ve lo dico fin da subito. Adesso chiudo gli occhi mentre scendo, così non mi viene nessuna nausea. Ok, perfetto. Usciamo fuori. Ok. Ma che bella la farfalla, ma che roba, dov'è? Vieni qui. Allora, sto resistendo alla tentazione di allungare le mani perché tanto so già che non trovo nulla. E sarebbe soltanto un'enorme delusione. Ok, oh. Qua l'albero. È una meraviglia, ragazzi. Quando vedevo i video anch'io, non mi immaginavo una cosa del genere. Ti senti proprio immerso, è come guardare tutto da un oblò, perché comunque se ci fai caso e ci pensi, ti accorgi di avere il cerchio delle lenti. Però è una cosa. Ma che roba! Cioè, ti viene da pensare che cadresti. Wow. Assurdo, ragazzi, è una meraviglia. Cioè, se questo è un'idea di quello che sarà il futuro, non vedo l'ora. Cioè, adesso per esempio non mi vedo le mani. È veramente una sensazione bruttissima. Guardarti il tuo corpo e non vederlo. Se un giorno riusciranno ad aggiungere un qualcosa che ti permette anche solo di vedere il tuo stesso corpo, sarà un'aggiunta di realismo pazzesca. Vabbè, i gabbiani che spariscono dentro l'acqua, ok? Ok. Wow. Allora, direi che può bastare per ora. Ok. Fa un po' tristezza ritrovarsi qui, se stava molto meglio al mare.
anche se era pixelloso. Comunque, ce n'è ancora una che voglio provare e la proviamo subito. Aspettate un momento. Ok, rieccoci qui. Questo è UA4 Roller Coaster. È una delle montagne russe che ci sono disponibili per l'Oculus. Non è la più bella, da quello che ho capito. È messa bene, quindi ci sta. Che dire? Proviamo. Allora, qui e play. Ok, si vede? Sì, ci siamo. La cosa bella di questa è che io non devo fare assolutamente nulla oltre a premere invio, che troverò qui. Ok. Wow, ragazzi. È una stanza piuttosto grossa, oserei dire, vero? Ma che bello! Non vedo se riesco ad avvicinare un po' il microfono. Ok. Ma dovete sapere che sono andato pochissime volte in tutta la mia vita sulle montagne russe e mi sono sempre piaciute, ma mi hanno sempre fatto effetto. Quindi, ok, si inizia. Sarà un bel viaggio. Allora, la sensazione è di vuoto quando fai le discese. Mentre fai le curve o altro, non più di tanto, ma salite e discese ti lasciano quella sensazione di mancamento che si ha quando fai le montagne russe vere. Ok. E qua penso di essere piegato in modo strano, perché mi sembra di essere che sto per cadere, allora mi tengo su. Wow. Ok. Ok. È finita. Wow. Allora, come ho detto, non è una delle, come dire, delle montagne russe più fighe, più assurde che ci sono. Però dà una bella idea della sensazione che si prova, specie quando si va giù verso il basso e proprio ti senti mancare. Come quando succede, come quello che succede esattamente con le montagne russe vere, ti senti cadere, il tuo corpo si sente cadere e quel mancamento. Fighissimo, sembra veramente di essere lì. Non ho parole. Adesso ho intrappato un pochino i fili dell'Oculus. Continuo a dire che dovrà essere wireless la versione finale, perché non esiste che per una cosa del genere si è limitati da un cavo. Può essere lungo quanto vuoi, sarà sempre un cavo che ti si attorciglia addosso, sempre un casino. Comunque, questo era il nostro primo giro sull'Oculus Rift. Consigliatemi voi un po' quali giochi vorreste vedermi provare. Anche horror, possibilmente, perché ho cercato qualcosa ma non ne conosco nessuno, né per fama né per altro, quindi non saprei proprio cosa provare. So che Among the Sleep ha il supporto per l'Oculus, però il DK1, questo è il DK2, e non è retrocompatibile, quindi ahimè bisogna aspettare eventuali compatibilità. Comunque, come ho detto, suggeritemi giochi da provarci e... Fa caldo qua dentro, ve lo posso assicurare. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate se... Stavo dicendo, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video sull'Oculus Rift, su Space Engineer, su Kerbal Space Program o su tanti altri giochi che pian piano tendo ad andare a giocare ogni volta. Detto questo, vi saluto e
Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!